sono il punto di riferimento per il coordinamento delle diverse attività e risorse coinvolte all'interno dei trial clinici. Il data manager è una figura ancora poco conosciuta, ma come ha dimostrato l'emergenza Covid, indispensabile per accelerare la ricerca. Proprio in questa direzione va il bando Roche per la ricerca clinica, che per la prima edizione si è focalizzato sulle figure di data manager. Roche, come azienda leader nel settore della ricerca clinica, sente proprio la responsabilità di essere a fianco del sistema salute per far sì che la ricerca venga eseguita in Italia nella maniera più professionalizzata possibile e sia un motore dell'innovazione e della ripresa del paese. Noi investiamo più di 40 milioni di euro all'anno, andando a coinvolgere più di 1.500 centri in Italia per oltre 200 studi clinici in corso. 16 i candidati under 40 provenienti da diverse regioni d'Italia, selezionati dalla Fondazione Gimbe come ente terzo e premiati da Roche, di cui ben 15 sono donne. Cervelli che, grazie al finanziamento ricevuto, potranno operare per 12 mesi presso gli enti pubblici o privati di riferimento, supportando la ricerca e consolidando le proprie competenze per gestire al meglio gli studi clinici. Con l'occasione, Roche ha presentato il nuovo bando che terminerà il prossimo 15 aprile 2021 e che prevede alcune importanti novità. Siamo passati da 25.000 euro a 30.000 euro per ciascuna borsa che viene rilasciata, e questo per 10 progetti che vengono finanziati. Ma la vera novità per quest'anno è il fatto che il bando sia aperto non solo alle figure di data manager, ma sia aperto anche a un'altra figura, che è quella degli infermieri di ricerca. Ed è una figura molto importante, perché poi è una figura che è iperspecializzata e che è vicino al paziente. Siccome per noi il paziente è al centro di tutto, ci è sembrato veramente qualcosa di importante aggiungere quest'anno al bando Roche per data manager un'altra figura, che è quella degli infermieri di ricerca.